Io vorrei sottolineare la modernità e l'attualità dell'aver individuato il reato di associazione mafiosa, perché in questo sta ancora la forza di quella legge. Perché da quel momento non si punisce il mafioso che uccide o il mafioso che commette, si colpisce il mafioso. E la forza della mafia oggi sta semplicemente nell'essere mafiosa e nell'essere riuscita in qualche modo a seminare il metodo mafioso. Qualche volta il confine, no? Discutono anche gli opinionisti, i giuristi, i magistrati. È mafia, non è mafia, è corruzione, non è mafia. Insomma, la riunione della Torre ci ha dato uno strumento in mano preziosissimo per colpire il metodo. Anche su questo credo che Vittorio Monaco abbia detto cose importanti e assolutamente condivisibili. La legge sulla corruzione, ma il ministro lo sa benissimo, è prima a saperlo, è un passo avanti quella che abbiamo. Ma deve essere perfezionato, deve essere completato. Bisogna arrivare a disporre gli strumenti che spezzino il vincolo di omertà tra il corrotto e il corruttore. E come? Attraverso sconti di pena, io addirittura penserei a un esimente per chi collabora con la giustizia, ma certamente sconti di pena, attraverso eventualmente l'agente provocatore che inserisce nel rapporto tra corrotto e corruttore quel dubbio, diciamo, sul soggetto che è di fronte e sulla possibilità che sia un soggetto che sia un agente provocatore o comunque un agente sotto copertura, per dire meglio, attraverso anche la possibilità di fare intercettazioni telefoniche ambientali sullo stesso tipo e la stessa durata di quelle che si fanno per la antimafia. In sostanza, io dico sempre, se siamo convinti, io credo che ormai siamo tutti convinti, che mafia e corruzione sono fenomeni diversi, ma sono fenomeni che si intrecciano immediatamente dove la corruzione è elevata al sistema, e allora se siamo convinti di questo dobbiamo disporre per contrastare la corruzione degli stessi strumenti di cui disponiamo per combattere le associazioni mafiose. La legge ordinaria d'attore andava a individuare due gambe. Uno è il tema dell'accumulo di denaro, di capitale, di risorse che va colpito, perché noi dobbiamo in qualche modo sconfiggere la dimensione economica e sociale delle mafie, soprattutto la dimensione economica che credo rappresenti da un punto di vista quantitativo uno degli elementi di straordinaria attualità. Io credo e penso a chi ha responsabilità di governo di come sia difficile ragionare in termini di sviluppo economico nel nostro paese sapendo di andare a fare un confronto con il resto del mondo avendo uno spread in termini di legalità e di infiltrazione mafiosa che ci dà una zavolta. Se noi non partiamo nella quotidianità a comprendere che questo è un tema che non riguarda un ministro o un ministero, ma riguarda complessivamente il sistema paese, e che questo sistema paese in una logica di competitività non riesce a venirne fuori se non affronta globalmente anche il fenomeno dell'infiltrazione, della corruzione, di questo ticket dell'illegalità che noi paghiamo quotidianamente, io credo che facciamo fatica. E andiamo a definire sostanzialmente la dimensione dell'antimafia come una dimensione di un gruppo di persone che fa memoria e cerca di fare impegno preoccupandosi di un micro tema rispetto all'agenda complessiva. Questo è un tema che attiene alla legalità, alla sicurezza, ai diritti, al lavoro, allo sviluppo economico, che dovrebbe riguardare tutto e tutti, in particolare le generazioni più giovani, che non potranno più reggere questa situazione di anomalia e di spread rispetto agli altri paesi. Sicuramente la legge dell'Unione della Torre è una di quelle cose che segna un cambiamento non solo dal punto di vista giuridico della legislazione, ma un cambiamento culturale, del modo di affrontare il tema dell'esistenza della criminalità organizzata. E ha man mano, come dire, cambiato anche delle insensibilità che c'erano rispetto alla funzione di destabilizzazione di un paese che la criminalità organizzata. E il tema credo sia sempre, ce lo dicono gli amici di avviso pubblico, se lo dice l'ACI, se lo dice Libera, il tema è sempre poi quanti soggetti possono intervenire e cooperare su questi temi a partire da sé, dalle proprie esperienze. Noi partiamo ovviamente
esattamente dalla questione. Credo che il tema fondamentale in questo momento sia discutere su come in modo strutturale, cioè quotidianamente, non nell'eccezionalità di un fenomeno, siamo in grado di selezionare classe dirigente. E questo io penso sia il punto che ci resta consegnato da quel tipo di elaborazione, forse il punto più compiuto, cioè per quanto riguarda le forze politiche, come si attua l'articolo 49 della Costituzione, che mi pare richiami a quel tema che poneva la Presidente Bindi, cioè che il tributo che oggi si paga è un tributo soltanto in parte, per fortuna, il meno significativa in termini di sangue, ma l'attributo più importante che si paga in termini di competitività del paese, e per me è ancora più importante in termini di riduzione dei margini di democrazia.